21 ottobre 2012, penultima prova del trofeo dei prosciutti, vediamo le mostarine. Partenza dell'MX2, prima manche. In testa Roncaglia, fortissimo pilota dell'Apex Team con la KTM. Pista di Rivarolo, fondo sabbioso, pista in condizioni perfette, come quasi tutte quest'anno dove si è disputato il trofeo dei prosciutti. Al secondo Ferrari Federico, al terzo mi è parso di vedere malimpensa Luca, il fortissimo pilota veneto con la Yamaha del J-Tech. Mi pare sia stato un incidente al primo giro, bandiere gialle infatti, caduto in partenza, bandiere gialle, per adesso bandiere gialle. Intanto al secondo posto vediamo il terzo Malimpensa. Non so chi sia caduto, vedremo adesso se saranno riusciti a liberare la pista. Sempre in testa Roncaglia con la KTM SXF 250 dell'Apex Team, il pilota, i due fratelli Roncaglia di Modena, fortissimi. Quando si presentano difficilmente trovano avversari. Infatti bandiera rossa, gara sospesa, si riparte di nuovo da capo, tutto da rifare. Vediamo che i piloti si devono rischierare al via. Purtroppo ci sarà stato un incidente che ha vanificato gli sforzi di tutti, soprattutto quelli di Roncaglia, Mattia, di Furlotti, di Parini, che erano nelle prime posizioni. Attimi di tensione, di nuovo le mostrine, per l'amor di Dio. Allora, testa sempre Roncaglia con 131, il copione non cambia. Al secondo mi pare Furlotti con la TM 125, Furlotti Christian dell'FM con la TM 125, sempre tra i protagonisti con la sua TM 125. Al terzo mi pare Sozzi con la Suzuki del Big Jump. Tutti gli altri, come dicevo, Rivarolo, fondo sabbioso, pista molto spettacolare, curata benissimo dai gestori. Intanto Roncaglia sta già acquisendo un certo vantaggio. Roncaglia dell'Apex Team con la KTM, un pilota che corre anche a livelli nazionali con buoni risultati, quindi per lui non è, diciamo, difficilissimo riuscire ad avere la meglio sui piloti che disputano solo il regionale. Pilota che ha un passato nel minicross di tutto rispetto, lui insieme a suo fratello Marco. Intanto vediamo il 57, un veneto, Tomizioli bravissimo con la Kawasaki. Si riconosce anche Parini Michael, che ha il suo tallone d'Achille nelle partenze, anche stavolta su questo fondo qua non mi pare che possa in questa manche almeno fare più di tanto, o se non altro arrivare addosso ai primi. Qui quando parti male diventa dura. Tomizioli Davide intanto mi pare che sia al terzo posto, Tomizioli con la Kawasaki, un pilota veneto. I piloti veneti ogni tanto si presentano in Emilia e fanno delle ottime figure. Tomizioli del team Folle. Quando vediamo Ferrari Federico, pilota di Reggio Emilia sulla Honda, anche lui nelle prime posizioni. Righi Luca, pilota di dalla lunga carriera ormai, si presenta MX1, MX2 con la Honda, è dietro a Tomizioli, un pilota che qui Righi ha sempre fatto delle bellissime gare, vedremo se riuscirà a riacciuffare il veneto Tomizioli. Parini intanto è alle prese con una rimonta, mi pare molto difficile. Roncaglia se ne sta andando. Furlotti agevolmente secondo, bravissimo Furlotti, guida molto bene. Infatti vediamo che Righi ha preso Tomizioli, duello tra Righi e Tomizioli. Tomizioli mi sembra che lasci quasi il passo a Righi. Furlotti con la TM 125 due tempi riesce a tenere dietro tutte le quattro tempi a parte la KTM di Roncaglia. Infatti in Righi ha superato in questo momento Tomizioli, gli rimane attaccato dietro.
dove diamo Malimpensa, che deve essere partito veramente male, perché Malimpensa Luca sempre tra i protagonisti con la Yamaha, che avrà sicuramente da recriminare, perché la manche precedente mi pare fosse terzo, adesso lo vedo molto indietro, probabilmente un accaduto, un errore in partenza o qualcosa di simile. Via della seconda manche, purtroppo mi hanno tagliato la prima in modo che non vi so dire cosa sia successo, ma credo che sia andato tutto esattamente a posizione di Ariat, sempre le nostre come si chiamano, letterine, mosterine, cavalline, partenza bellissima. Rivarola, una partita che ogni tanto purtroppo la prima curva gomito miete le sue vittime. Parini in testa, secondo posto Roncaglia, terzo Tomizioli, due Kawasaki e una KTM. Ora vedremo se Parini riesce a, e per quanto tempo riesce a tenere dietro un pilota come Roncaglia. Parini è un pilota che errore di Parini, però resiste sempre primo. Parini è velocissimo, ma dovrebbe essere un po' convinto. Attacco di Roncaglia, sorpasso che si vede anche nel campionato del mondo femminile. Parini ha fatto la femminuccia stavolta, si è fatto passare, proprio sfilare di brutto, capita. Michael stavolta poteva fare qualcosa di meglio. Al terzo posto Tomizioli, il veneto Tomizioli, che anche prima è stato tra i protagonisti ma è scoppiato. Stavolta però Parini è partito bene. Stavolta vedremo se Parini quanto riuscirà a contenere il distacco, perché non credo possa riattaccare a Roncaglia. Infatti vediamo che Roncaglia se n'è già andato. Furlotti al quarto posto, Maurizio al quinto, Ferrari al sesto. Anche stavolta non vedo Malimpensa nei primi. Accidenti, non c'è proprio Malimpensa. Malimpensa caduta. Caduta, si sono toccati. Tanto Roncaglia se ne va. Parini riesce a contenere il distacco, diciamo, in non più che onorevole, secondo me, 4-5 secondi. Che non è male da un pilota come Roncaglia. Vediamo che la differenza di traiettoria, Roncaglia riesce a pennellare tutte le curve strette. Intanto Furlotti ha superato Tomizioli, Furlotti al terzo posto con la TM 125, Tomizioli con la Kawasaki al quarto. Bellissima questa pista, curatissima, totale assenza di polvere, pista perfetta, spettacolare. Parini secondo, Furlotti terzo, che mi pare recuperi qualcosa su Parini. Bellissime le traiettorie di Cristian Furlotti. Righi, anche lui ancora tra i primi, però Roncaglia mi pare che abbia proprio una marcia in più, in scioltezza sta. L'unico che insomma non accusa per adesso un distacco grandissimo è Parini, vedremo se riesce a tenere questo passo. Fino al quinto sono tutti, fino al sesto, Ferrari, Righi con le due Honda. Le Honda che difficilmente sono protagonisti in questo campionato, oggi però ci sono due moto nei primi cinque. La TM che invece con Furlotti, Ferrari e Lolli è stata protagonista in questo campionato. TM 125. Mantovani intanto, Mantovani con la KTM 125, il giovane pilota del Gallo Nero. Anche lui nelle prime posizioni. Pare sia successo qualcosa a Righi, perché non lo vedo più tra i primi. Cavina Manuel 259, ecco, pilota sempre nelle prime posizioni. Intanto Roncaglia, Parini, Michael, Furlotti che ha preso Parini. Furlotti ha recuperato tutto lo svantaggio su Michael Parini. Al primo posto Roncaglia, al secondo Parini, Michael. Al terzo Furlotti Cristian con la TM 125, al quarto un'altra 125, Mantovani Michael, al quinto Salomoni Michele e al sesto Tomizioli con la Kawasaki numero 57, al settimo un pilota reggiano Ferrari Federico con la Honda, Persanelli che mi pare abbia la Yamaha 125, giovanissimo pilota della provincia di Parma, all'ottavo, e Righi Luca chiude al decimo posto.